Per noi è una grande emozione ritrovare il negozio Dotti, Foto Dotti. Guardate che meraviglia, già dall'ingresso. Un lavoro che abbiamo già fatto in lungo, fu uno dei primi. Guardate. Quando tecnologia e magari reportage, professione reporter, vengono coniugati all'ennesima potenza. Guardate i giacchetti dai grandi fotografi. Borse di ieri e o di oggi, belle pubblicazioni, belle borse, camera oscura, calendari, qualcosa di... Quando usiamo il termine magia, in questo caso è poco, è nulla rispetto all'impatto visivo, a ieri, all'oggi, al domani. Ecco, Dotti. Peccato che una magia del genere non sia più vicina a dove siamo. Il calendario Dotti, guardate. Che meraviglia. Sapete che per noi raccontare le professioni è esattamente quello che stiamo dicendo, magia, magia allo stato puro. Guardate che bello. Ecco, Manfrotto. Salve. Si ricorda di me? Mi chiamo Vanni Zagnoli, anni fa, ne sono già passati 7-8. Purtroppo ho perso un canale YouTube intero. Un canale YouTube intero. E quindi col permesso del suo collega qualcosina rifaccio. Raccontavo che ho comprato da voi i primi supporti. Purtroppo li ho persi tutti, o me li hanno rubati. E adesso vado solo per vicinanza a Mattioli, che è a Fogliano, io sono di Reggio, ma soprattutto rispetto a quelli che ho perso, ne ho trovati di più leggeri. Erano molto belli, ma erano pesanti pesanti. Come si chiama, me lo ricorda? Lei Dotti, immagino. Di nome? Paolo. Paolo. Ecco, adesso che me l'ha detto. Che meraviglia. Dal 1900 e? Diciamo che mio zio è stato il 52-53. Quindi, primo negozio, 52, era già qua? Io sono arrivato nel 58, io. È vivente lo zio, immagino. No. Guardate Io sono venuto lei, tu avevo un guardate che cugino belle italiano macchine ancora. d'altri tempi. Che cosa mi ha regalato? Un negozio Fantastico. meraviglioso. Mi ha regalato Guardate. tuo ufficio politico. Cioè, Credito è adatto. tanto mio vero. Alta tecnologia, alte prestazioni, alto tutto, alto colpo d'occhio. Il mestiere di fotografo. Nel nostro caso di videomaker, ma declinato alla cavolo. Come lo facciamo noi alla cavolo. Come lo fanno i grandi filmmaker diventano veri e propri reportage, registi, regia. Splendido. E per oggi, per noi può anche bastare. Guardate. È sempre stato qua, Paolo, il negozio? Sempre in questa via. Posso inquadrarla, non vuole. Come lo immagina nel 2050? Non tanto il negozio, ma questo segmento. Questo segmento non ha più niente a che vedere con quello che vivevo io. Ovvero prezzi più alti, prezzi più Adesso si bassi. parla solo di elettronica, intelligenza artificiale. Ah, leggo, leggo. Cioè, voglio dire, queste macchine qui saranno pezzi di ferro, pezzi rarissimi. Quanti capi avete qua? 5.000? Bene. Non lo so. No, onestamente, io perché non te lo voglio dire. No, no. Quanti anni ha, me lo riveda? Quanti anni che sono qua? No, lei Io quanti è? 76. 76? Yes. Sai che mi ricorda? Posso guardare? Mi ricorda Paolo Crepè, un pizzichino per la barba. 76. Che meraviglia. Quindi non si va mai, si è in pensione, ma non si va mai in pensione quando c'è passione. No, infatti in pensione proprio se non ci vado. In pensione, a me sono in guerra con i miei figli, sono in guerra. Loro mi vorrebbero cacciare fuori, pure. Solo una curiosità, Paolo, non ho esperienza anche perché sono da solo. Il tutto, se lo chiedessi a un terzo, prezzi alti, prezzi bassi, capisce cosa intendo? Cioè noi vendiamo a prezzi alti e Cioè, è prezzi come bassi. foste un ristorante stellato, quindi dai prezzi vertiginosi, Aspetta, o aspetta, aspetta, no, aspetta. è una Un curiosità. ristorante vanno a mangiare, No, scusami, ed è un prezzo certo, ci stellato mancherebbe. perché
qui questo qui diciamo una macchina che non so costa 10.000 euro, costa 10.000 euro da me come costa 10.000 euro anche in tabaccheria se la danno alla tabaccheria. No, non ho idea. Mm-hmm. Cioè, qual è l'articolo che costa di più? Mi viene in mente? Ce n'è uno, non so, da 30.000 euro. Ce n'è 50.000 euro, 70.000. Posso inquadrare il più costoso? No, perché non c'è. Non ce l'ho. Nel senso, non lo tengo. Sono anche a rischio di furto, immagino. Altro che. E più l'ultima curiosità, è più un segmento. Ad esempio, io sono di Reggio Emilia, dicevo. Il segmento è diventato alto, punto. No, intendevo, intendevo se è più un lavoro, un contesto e il negozio e la fotografia è più da uomo o da donna, secondo lei? Adesso chiaramente la donna se non l'ha superato si è diventata la metà. Per quanto riguarda le fotografe? Per fare foto, sì. Invece se al posto suo ci fosse sua moglie è uguale? Capisce cosa intendo? No, aspetta. No. Il negozio. Questo negozio qui, voglio dire, io mi porto dietro della gente che ha 80 anni. Nel senso, scusi. Sì, 78. Declinato al femminile, sarebbe cambiato? Bisogna vedere le donne. Io una sensibilità diversa. Diversa, molto diversa. Cioè, capito, voglio dire, abbiamo un negozio, noi, che cioè, io porto giusto dietro delle persone da quando aveva 16 anni, 20 anni, adesso ne ha 70, 80. Tira dietro una e due solo lei della famiglia o altro? No, c'è anche due figli. Che lavorano qua? No, sì. Il ragazzo è? Uno che era, cioè quello che era davanti era mio figlio. E si chiama? Massimo. Ah, quindi Massimo non Matteo. Proprio di padre in figlio? Beh, dopo hanno fatto i calci che hanno voluto fino a 40 anni e poi adesso... Appassionati del Modena che non è lontano o mica tanto? No, uno sì, perché oggi è andato a vedere. Ecco, io vengo da là, infatti è solo il motivo per cui sono. Mi ha fatto un regalo enorme. Allora, Massimo, Paolo e Matteo. La moglie lo diciamo? Si chiama? La moglie era. Cioè, è vero, molto scuro, non viene più in negozio, comunque va. Il suo lavoro di Ivan? Casa. Rifarebbe tutto, Paolo? Cioè, io? Se tornasse, se avesse 20 anni, riannodando? Io lo rifarei di sicuro perché mi ha dato tutto a me. Cosa è il negozio più completo, più particolare d'Italia? Mi cita il più bello? Non andrò mai, ma magari mi piacerebbe che mi dicesse ce n'è uno a sud. Allora, sono tutte cose, sono tutte, non ce ne sono rimasti più. Oh. Il negozio più bello d'Italia è il suo, Paolo. Se tu vai a Milano, sì, c'è tre negozi. Tu sei, diciamo, al sud c'è qualcosa? A sud che c'è un ragazzo che è venuto fuori adesso, c'è un ragazzo che poi c'è il suo papà che faceva il fotografo, l'Avellino. Al centro c'è il più bello, mi viene in mente? Centro Roma. Marche, Lazio, Abruzzo. No, ci sono dei negozi, ma non ci sono dei negozi, cioè dire, di... All'estero, Paolo, ci sono ancora più belli, non so se andiamo in Svizzera. O se andiamo in Austria, in Germania o in Francia? No, guarda, dei negozi ce ne sono meno, cioè se tu calcoli, scusa, a Reggio Emilia, nel senso, negli anni 80-90 c'erano 30 negozi, oggi ce n'è uno forse, sì, forse ce n'è uno. Mattioli? Forse. No, Mattioli non è neanche esatto. A Reggio. Chi intende l'uno, chi intende? E chi c'è a Reggio? Ah, non lo so, lo chiedo. Io te lo sto chiedendo anch'io, perché ormai hai capito, io non... Sa, però... Purtroppo c'è sì, dire... E dico, normalmente in tutte le professioni, Paolo Dotti, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Francia. Nel vostro settore sono quelle anche lì, fra tecnologie, al di là del negozio, insomma, se noi fossimo... Ma no, ci sono dei negozi, voglio dire che ormai sono delle istituzioni. Dove sono? In che stati? Se vai in America c'hanno gli ebrei, c'hanno in mano al mercato della fotografia, c'hanno gli ebrei. Beh. Poi, è un fotografo anche lei o poca roba? Io ero fotografo, ma adesso non sono più fotografo. Non so più neanche che cazzo sia. Cosa faceva? Dove pubblicava o matrimoni? No, io facevo matrimoni, servizi, moda, quella roba lì. Che meraviglia. Sono felice.